continuare voi due a conoscere gli altri non capisco il senso. Gabriele, oh, che no, sta facendo? Ma allora soltanto Gabriele sta facendo la stessa Gabriele cosa. Va bene, io non va bene perché sono una donna, ma se io non sono innamorata e magari non mi sono partite le farfalle, io sono libera di frequentare chi cavolo mi pare, non so se vi è chiaro il concetto. No, certo, è chiarissimo. Bene, meno male. Quello che voglio sapere è che poi quando conoscete la seconda persona, che cosa fate? Ma che cioè, questo no, voglio non capire. Ho ascoltato, mi sto molto innervosendo. Allora, parliamo di bacio. Io esco con Margherita, la conosco ed è una frequentazione. Quando la bacio il rapporto è più intimo. Nel momento in cui la bacio, se vedo che non c'ho nulla, poi esco con Morena. Che faccio? Bacio anche Morena? Poi bacio Morena, poi bacio Cristina. Ilaria è uscita, ha conosciuto altri uomini, non è successo niente. Appunto, con gli altri. La stessa cosa vale per Yuri. È questo che voglio dire. Allora il rapporto è più esclusivo. La conoscenza si ferma alla conoscenza. Sì, ma io non me la sento allo stato attuale di fermarmi solo a questa conoscenza. Punto e fine della discussione. Se a voi non vi sta quello bene, che voglio dire è che gli uomini devono sapere che tu esci a prendere un caffè, per esempio, con Diego. Devono sapere che la sera prima tu hai fatto l'amore con Yuri. O non lo devono sapere. Beh, perché certo, dove, perché lo non, devo è, non sei libera, non sei libera, hai una frequentazione io importante. Io sono libera, io sono una donna libera.